Ben ritrovati con il TGL News delle ore 16, truffatori scatenati e anziani ancora nel mirino. Due i casi verificatisi ieri su cui stanno indagando i carabinieri. Il primo si è verificato a Gragnano, dove due finti addetti alla raccolta dei rifiuti sono entrati nell'abitazione di una donna di 80 anni con la scusa di verificare il bidone dell'umido, trafugando oggetti in oro per un valore di circa 1000 euro. Il secondo caso è avvenuto invece a Castel San Giovanni, dove dalla casa di una coppia di pensionati un finto tecnico per il controllo idrico e un finto agente di polizia hanno prelevato dalla cassaforte oggetti preziosi e 400 euro in contanti. L'apertura della stagione di caccia potrebbe slittare in Emilia-Romagna dal 17 settembre al 1 di ottobre. Lo ha comunicato l'assessore regionale Simona Caselli in merito all'avvio della stagione venatoria, la cui preapertura lo scorso 2 settembre in Emilia-Romagna è comunque avvenuta in un contesto di limitazioni alla caccia molto restrittivo rispetto a quello di altre regioni. Lo stradone farnese saluta, ma solo in parte, i famigerati biscotti, oggetto di tante polemiche nei mesi scorsi, perché ritenuti causa di incidenti per motociclisti e auto. Nella mattinata di oggi gli operai del comune sono infatti intervenuti per rimuovere completamente la struttura rialzata che presentava bordi a spigoli vivi, per ricrearla con una lieve sporgenza di qualche centimetro. Saranno di fatto carrabili, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Paolo Garetti, una soluzione che permetterà di evitare rischi a moto e biciclette che dovessero inavvertitamente passarci sopra con le ruote. Visite ufficiali questa mattina per il nuovo prefetto di Piacenza Maurizio Falco in questura e presso il comando provinciale dei Carabinieri, dove ad attenderlo c'erano rispettivamente il questore Salvatore Arena e il colonnello Corrado Scattaretico. Il prefetto ha anche aperto all'ipotesi di candidare Piacenza come capitale della cultura 2020. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è alle 19:30 con il TGL.